I cittadini britannici hanno deciso il Regno Unito è fuori dall'Unione Europea. Dopo una notte di incertezza sui risultati, il Leave ha vinto il referendum con il 51,9% dei voti, scatenando una valanga di reazioni politiche e finanziarie in tutto il mondo. Il premier David Cameron, promotore della consultazione del Remain, ha annunciato in mattinata le sue dimissioni, assicurando che la volontà del popolo verrà rispettata, ma che sarà un nuovo leader a guidare i negoziati con l'Unione Europea necessari a sancire il divorzio di Londra da Bruxelles. Il Remain ha vinto in Irlanda del Nord e in Scozia, dove non è escluso che il governo indipendentista convochi un nuovo referendum per staccarsi da Londra e riabbracciare l'Unione Europea. Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha però assicurato che la vittoria del Leave non è l'inizio della fine dell'Europa. Per la cancelliera invece tedesca, Angela Merkel, il Brexit è un taglio netto per l'Unione Europea. Gli effetti del Brexit si avvertono soprattutto in Italia, dove il premier Renzi ha annunciato «difenderemo i risparmi degli italiani». Anche a Napoli questa mattina in molti hanno espresso la loro idea. In molti però, soprattutto i giovani, non sapevano nemmeno di cosa stavamo parlando. Io penso che hanno fatto uno sbaglio, hanno sbagliato proprio, perché uscendo adesso l'Inghilterra deve affrontare molte cose. E io penso anche che l'Italia, questo l'avrebbe dovuto fare al principio, ma adesso no. Che bella schifezza, io avrei voluto che restassi in Europa. Perché è male per noi che è uscito. Stanchi dell'Europa. Sono tutti stanchi dell'Europa. Lei è stanco? E come no? Siamo ridotti tutti al lumicino. Questa notte ha vinto Brexit. Chi ha vinto? Brexit. E chi è? Inghilterra, non c'è mai detto. Ah, ti dà. Vabbè, pensavo che avevo qualche paese lì intorno a Napoli, no? Su Brexit. Chi se parla inglese, giapponese, di tutte maniere, a parlare un napoletano. Ha vinto Brexit. Chi è? non lo so. Come chi è? Brexit, l'Inghilterra. Ah, ma io non la guardo la partita. No, l'Inghilterra che è uscita dall'Europa. È uscita dall'Europa l'Inghilterra, ma è uscita dall'Europa. Bene, io sto uscendo dall'ospedale da ieri mattina, quindi non, la televisione non la guardo. E... insomma, c'è sempre qualcuno che esce da qualche parte, tu dall'ospedale, l'Inghilterra dall'Europa. Quindi sono un attimo estraniata dal mondo e mi dispiace. Stanotte ha vinto Brexit. E chi è? Come Brexit? Ah, capisco. No, non so chi sia, non so cosa sia. Cioè, ne ho sentito parlare, ma non sono informata sulla cosa. Ha vinto Brexit. Che sarebbe? Brexit, la Gran Bretagna. Ah. E allora? Questa notte ha vinto Brexit. Cosa? Ha vinto. Ha vinto. Dai. Lui che ha vinto. Vogliamo fare gli auguri? Augurissimi. Ha vinto Brexit. Sì. Va bene. Vogliamo fare gli auguri? Ah? Vogliamo fargli gli auguri? Auguri, auguri. Ha vinto Brexit. Brexit. Brexit, ha vinto stanotte. Stanotte? Guardavo giù da 4-0. Questa notte ha vinto Brexit, quindi mo che succede? Che può succedere? Che... al di là dei colori, parliamo di colori, i bianchi diventano neri e i neri diventano bianchi, praticamente gli inglesi diventano extracomunitari.